Sasaki. Benvenuti ragazzi, sono sempre io e oggi siamo in un video particolare perché andremo a leggere le chat più divertenti di WhatsApp e ne ho trovate alcune davvero divertenti. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il primo. Questo proprio non lo so come definirlo. Leggiamo. Buongiorno amore, ancora dormi? Se non trovo niente scritto da te la mattina mi fa preoccupare. Amore, ho appena aperto gli occhi, stai tranquillo che la prima cosa che faccio è allungare la mano per scriverti ogni mattina. Ogni mattina sei arrivata a 2 metri di mano. Ma dai, non ho capito il senso logico. Come cavolo fai ad arrivare con 2 metri di mano? Cioè, forse vuole dire mi hai scritto talmente tante volte che adesso hai la mano lunghissima, come per dire che non mi hai scritto per niente. Questa è la traduzione. Vabbè, questa si commenta da sola, questa chat. Prossima. Ti vado ad uscire stasera? Sono la Sara, hai sbagliato. Non era per la tua tipa? No, no, era per te. Era per te. Davvero? Se no non ti scrivevo. Guarda che la Giulia, la tua tipa, è qua con me, sta leggendo. La più grande figura di merda di sempre. Quando non vuoi uscire con la tua ragazza ma con un'altra? No, non puoi, perché lei è lì che sta leggendo i messaggi. Che figura di merda è questa? Povero ragazzo, sarà rimasto sbiancato dopo che ha letto quella cosa. E vabbè, capita. Prossima. Oh, fra, con la tipa ieri sera qualcosa è entrato? Grande! I carabinieri! Come? Era del 2002. E quindi che è successo? È nulla, sono in caserma. Bravo! Così si fa, così si fa. Mettersi con una minorenne. E che cosa è entrato alla fine? Lui in cella. Cioè, lui non lo so come definirlo. È un genio. Prossima. Papi, stasera non ci sono a cena. Porta Angelica a mangiare il pesce. Va bene, ma te la paghi da solo a cena. Ok, basta che mi lasci i soldi in cucina, poi pago da solo. Come per dire no, mi paghi tu la cena a sto punto. No, no, non vorrei vedere la risposta del padre. Tipo, ok, ti lascio i soldi. Tipo, se rispondeva così, dicevo io, ma qualche problema? No, vabbè. Questa è bella come risposta. Bellissima. Madonna. E ve l'ho detto che sono stradivertenti queste chat. Come questa. C'è una chat del padre che scrive. Vabbè, iniziamo con un certo. Ok, tra poco parto. Ricordati di venire. Non fare tardi. Your big dog is coming back. Are you happy? I'm very happy, come l'ha scritto. Italianizzato proprio. I'm very happy. No vabbè, no vabbè. Accetto tutto, ma l'inglese italianizzato no. Oddio. Possiamo andare avanti dopo quello che ho letto adesso. E la prossima chat. C'è scritto: sei bellissima. Stai dicendo una bugia. Azz. Pure intelligente. Che stronzo. Qui ci vogliono 92 minuti di applausi. Bravo, bravo. 92 minuti di applausi. Ha capito tutto della vita. Continua così. Prossima. Ok, iniziamo con decoriandoli. Vabbè, e lei risponde: sei bravissima. Giovedì ho il colloquio, ma stanno lontani e me lo fanno via Skype. E dove sta via Skype? Giovedì riposo, vuoi che ti accompagno? La reazione della figlia: ti blocco. Ma mi sembra logico. Via Skype non è una via. Dopo questo me ne vado. Come fai a confondere via Skype con una via? Io non ho mai sentito una via che si chiama via Skype. Oddio, se lo conoscete scrivetelo nei commenti, perché io non l'ho mai sentito via Skype. Oddio. È da suicidio questa cosa. È da suicidio. Ma andiamo avanti. E questa volta la chat è della nonna. Abbiamo fatto la chat del padre, la chat della madre, adesso la chat della nonna. Sentite bene cosa scrive la nipote alla nonna. Nonna,
Che stato hai? Italia. Perché? Perché abito in Italia. Se abitassi in America avrei scritto come stato America. Nonna, sei il top. Ma perché? No. C'è lo stato di WhatsApp. Italia. Oddio. Ditemi che non sono vere queste chat che sono prese per il culo. No, mi immagino veramente qualcuno che scrive come stato Italia. Ne ha vinto tutto, ha vinto tutto. È la regina di WhatsApp dopo questo. E sentite bene questo messaggio che viene scritto su WhatsApp. Ragazzi, c'è un'incredibile opportunità. Un mio amico ha comprato tempo fa i biglietti per la finale di Champions League, ma si è accorto che la data coincide con quella del matrimonio. Chi fosse interessato ad un vestito da sposo lo vende a metà prezzo. Momento, 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 momento. Cioè, potete togliermi tutto, ma non la finale di Champions. Addirittura il matrimonio. Cioè, non è che dice no, forse non vado a vedere la finale di Champions. No, toglie il matrimonio. Si vende il vestito addirittura. Grande. Mamma mia. Sono dei geni. E sentite bene quest'altra chat, credo tra padre e figlio. E il padre scrive, figlio, mi ha detto un uccellino che ti sei fumato una canna. Padre, mi sa che le canne te le fumi tu. Perché parli con gli uccellini? Mamma mia, qui ci vuole una musica epica da Get Wrecked. Mamma mia! E con questa bellissima chat concludiamo qui questo video. Sì, mi ero perso un po', pensavo che ce n'era un'altra. Va bene raga, concludo qua questo video sulle chat più divertenti di WhatsApp. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, se vi piace la pagina Facebook, trovate link in descrizione con altri social. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti raga!